Gamescom 2013, siamo qui a Colonia con Massimo Guarini. Buongiorno Massimo e grazie per l'intervista intanto. Ciao, grazie a voi. Vuoi illustrarci il tuo nuovo gioco? Certamente, si tratta di Murasaki Baby ed è un gioco per PlayStation Vita, pubblicato e distribuito da Sony. Ed è un gioco che amo definire gioco emozionale, nel senso che è basato su un approccio a game design emozionale, dove c'è particolare attenzione riguardo al link emotivo che si viene a creare fra il giocatore e il personaggio sullo schermo. La storia di Murasaki Baby è quella di una bambina sperduta, sola, che cerca la sua mamma all'interno di un mondo onirico e abbastanza drammatico, che vuole essere un po' l'immaginario collettivo dei bambini o dell'infanzia, comunque rappresentato in un modo molto grottesco e molto surreale, e il ruolo del giocatore è un po' quello del genitore, diciamo, di questa bambina, che la accompagna letteralmente prendendola per mano col suo dito, quindi toccando lo schermo touch del dispositivo della PlayStation Vita per prendere la sua manina, e quindi portare Baby all'interno di questo viaggio, condurla, insegnarle quindi tramite l'interazione, quindi tramite, non so, spingerla per esempio piuttosto che trattenerla, cosa è buono e cosa invece non è buono, cosa è pericoloso e invece cosa non lo è, attraverso una serie di vicissitudini e di situazioni che poi andranno loro stesse a narrare quella che sono le vicende di Baby e il significato del gioco stesso. Vuoi magari spiegarci meglio con quali toni viene, diciamo, svelata tutta la trama del gioco? Ma la vicenda viene raccontata con toni sia drammatici che leggeri, devo dire. È un po' un mix di contrasti fra, appunto, situazioni estremamente tragiche che vivono i personaggi stessi e situazioni più grottesche e surreali. Quindi lo definirei sostanzialmente un'avventura a sfondo noir, dark, ma dai temi essenzialmente eccentrici. E sai darci già una data di uscita del gioco? No, non ancora, sarà l'anno prossimo sicuramente, ma non esistono ancora dettagli su. Grazie. Grazie a voi.